Ciao, sono Frayoshi e questo è un vlog in italiano. Cosa succede oggi? È una giornata speciale perché è il 20 di marzo. Il 20 di marzo del 2015, il che significa che proprio oggi c'è l'equinozio di primavera. In pratica succede che le giornate sono uguali sia alla stessa ora di giorno che di notte. Ma la cosa più speciale di questo giorno è che cosa? Che oggi c'è l'eclissi di sole. E quindi è una cosa penso che non accada mai, quindi penso che sia una cosa super rara, anzi quasi unica, almeno nella nostra vita penso che sarà unica. E l'ultima volta che c'è stato un'eclissi di sole è stata nel 99, quindi 16 anni fa, e la prossima sarà tra 11 anni se non sbaglio, sì, nel 2026, l'hanno programmata agosto del 2026, un bel po' lontano. E comunque cacchio, nello stesso giorno. E quindi, è speciale, bisogna assolutamente muoversi, fare qualcosa. Allora sono qui ad Alba, dove sono gli astrofili, ci sono un gruppo di astrofili, mi sembra gli astrofili di Monferrini. E in pratica cosa fanno? A parte dare gli occhialini gratis, che non ce li ho e quindi mi sono molto utili. E poi la cosa più speciale è che fanno un'osservazione col telescopio. Attraverso dei filtri puoi vedere il sole mentre la luna mentre transita davanti al sole, puoi vedere il sole transitato da, insomma, in cui. La cosa ancora più bella è che se porti un SD, e l'ho portata, ti fanno scattare una foto e proprio del momento in cui ci sarà l'eclissi, il massimo, che in Italia sarà del 65-64% mi sembra, mentre se vuoi vederla al 100% dovrei andare, se volessi vedere al 100%, dovrei andare tipo in Norvegia. Capiamo, in Norvegia, dai. O comunque da quelle parti là, in mezzo al mare, visto nell'oceano. Nell'oceano vicino alla Norvegia, cioè un punto preciso in cui ci sarà proprio l'eclissi totale. Fighissimo, soltanto che avrei bisogno di una barca e di andare da quelle parti. E l'ho scoperto ieri sera e non ce l'avrei fatta a fare tutto questo in così poco tempo. E quindi sono qui ad Alba, dove comunque vedrò un bel 60% circa, che è fantastico. Voi siete riusciti a vedere l'eclissi? Aggiornamenti. Sono tornato dall'osservazione astronomica. Fichissima. C'erano un sacco di persone. Saranno passate, non so, centinaia di persone. Tra studenti della scuola, perché eravamo nel cortile della Maddalena e tutto intorno c'è l'artistico. C'era l'artistico e poi mi sono anche distratto però, perché allora innanzitutto stavo cercando gli occhialini perché hanno detto che c'erano gli occhialini gratis ma erano limitati, giustamente era una cosa gratuita, erano limitati e quindi bisognava scambiarseli, soltanto che non trovavo nessuno che me li desse perché poi uno se li teneva e uno mi ha detto che è anche sparito, tra l'altro in teoria andavano restituiti, però alla fine sono riuscito a conquistare degli occhialini e sono riuscito a vedere anch'io. Poi c'erano un sacco di telescopi, 5 se non sbaglio. E praticamente uno serviva per vedere le esplosioni attorno al sole. Quindi aveva un filtro diverso, aveva un filtro di tipo non mi so come si chiami, comunque idrogeno, perché praticamente sono esplosioni di idrogeno, se ho capito bene, e ti permetteva di vederle. E poi c'era anche il telescopio che vedevi praticamente con un altro filtro, erano tutti i filtri messi davanti, praticamente qui c'è il buco. Sotto c'è una specie di specchio e dopo si riflette, praticamente viene indirizzato verso l'oculare dove vedi. E mi hanno detto che è pericoloso perché ci sono, ecco questo, se qualcuno di voi ha un telescopio è importante, non va messo, va messo davanti, quindi proprio dove c'è l'obiettivo e non dove c'è l'oculare, perché ci sono quelli lì da oculare ma sono pericolosi perché mi hanno detto che potrebbe scoppiare, praticamente i vetri interni possono scoppiare. E quindi hanno detto assolutamente no. Una volta si usavano, adesso non si usano più, ma quantomeno sono pericolosi. E quindi se avete un telescopio fateci attenzione. Poi è stato bello perché mi hanno chiesto di fare delle fotografie. Si è fatto delle foto un po' tutti quanti, dall'alto, sono salito, ho chiesto a degli studenti, posso salire? Loro, sì, sali, ho salito delle scale, quell'antincendio credo. Non lo so. Beh, ho salito delle scale, ho fatto delle foto, non è che fosse tantissimo alto, però era bello. E, dopo, sapete che dovevo fare la foto con l'SD, dovevo dargli l'SD, mi facevano la foto. Ma no, non l'ho fatta. Perché ero distratto in giro tra mille e mille cose, e quindi tra una cosa e l'altra mi sono perso un momento. E quindi, mi hanno detto che me la mandano per email.
Allora poi magari la pubblico, la trovate poi su Google Plus o su Facebook, su Twitter o su Instagram, che posso anche metterla su Instagram se mi seguite lì. Io mi trovate come sempre hashtag Fraiyoshi, mi trovate sempre. E penso di esserci solo io. E poi una signora mi ha anche corretto, perché ho detto che c'è, in effetti ho sbagliato. Ho detto che c'era l'equinozio, invece sono sbagliato perché non è il 20, è il 21, domani. Ma non importa, adesso mi correggo e quindi quello che avevo detto qualche minuto fa in realtà è da correggere. Comunque è sempre vicino, no? Cioè siamo comunque 12 ore, 12 ore, giorno notte, e invece adesso saremo 11:59 di giorno e l'altro di notte, quindi alla fine comunque è molto vicino, un evento super mega raro. Prossimo ricordo appuntamento ad agosto 2026. Mi hanno detto che ci sarà la totalità nel 2026 o 2027, perché c'è un altro nel 2027. Comunque nel sud della Spagna dovrebbe esserci una totalità tra il 2026 e il 2027. Beh, bisogna informarsi, poi darò un occhio, magari lo scrivo. Ciao ciao.